Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post di TG2000, oggi in edizione speciale dall'Auditorium Parco della Musica in occasione del Festival del Cinema di Roma. A volte nella vita bisogna diventare cattivi per sopravvivere, ma è giusto o sbagliato? E soprattutto come si fa a farlo se non si è proprio in questo modo? Tenta di rispondere il regista di Pranzo di Ferragosto, Gianni Di Gregorio, con il suo nuovo film Buoni a Nulla. Non può andare in pensione. Chi? Lei. Gianni sta per andare in pensione, ha lavorato una vita in un ufficio pubblico, vicino casa, caffettino, senza fretta. Poi di colpo la legge cambia, altri 3 anni di lavoro, trasferito in una sede lontana e con colleghi pronti a tutto pur di fare carriera e ingraziarsi la direttrice Anna Bonaiuto. Scusate, sto Cristian è proprio un fio de manignone. Gianni rischia di soccombere, poi capisce amaramente una cosa, deve diventare cattivo e iniziare a dire no. Ma la natura è la natura, come dimostra anche la storia del vicino di scrivania, Marco Marzocca, irretito dalle grazie della bella Valentina Lodovini, che del debole del dirimpettaio si approfitta e non poco. Questi devono essere pronti per domani mattina. No, no! Ecco, per favore, mi aiuteresti, Marco? No! Nel momento in cui la persona abituata a subire, prevarica a sua volta, è lì che secondo me si spacca tutto, si spacca l'atomo, si spacca l'armonia. Penso che ti devi difendere e ti devi proteggere. Quindi sì, ma è a un certo punto c'è sempre il pesce più grande, cioè, che cerca di mangiare quello più piccolo. No, soprattutto infatti se ti devi proteggere è proprio perché sei... Non ce l'ho fatta a finire il tabulato. Dopo il grande successo di Pranzo di Ferragosto, che è stato a suo modo un piccolo caso, Gianni Di Gregorio dirige un film divertente ed amaro in cui molti si riconosceranno. Con una comicità alla Chaplin, racconta la vita di tutti i giorni, negli uffici, fatta di piccole meschinità, ma anche di gesti in qualche modo eroici. Parla di lavoro, di famiglia e quindi in qualche modo di noi, con un sorriso beffardo e a tratti un po' triste, ma con una lezione da ricordare. E che poi in realtà quando tu superi un certo livello non funziona più, perché stai male se fai del male, ma anche in dosi piccole. E quindi quello che mi piaceva dire è che ci vorrebbe un po' di equilibrio. E davvero l'equilibrio è sempre necessario e anzi direi fondamentale nella vita. Adesso una buona notizia per chi ama il buon cinema. Il Giovane Favoloso, il nuovo film di Mario Martone che ci racconta in maniera non convenzionale Giacomo Leopardi, è appena arrivato in sala e ha realizzato un vero e proprio record di incassi con oltre 1 milione di euro. Un film in cui TG2000 ha creduto sin dall'inizio, sin dalla presentazione veneziana, un film che è una vera e propria scommessa evidentemente vinta. E in cosa consiste, vero? Consiste nel dubbio. Raccontare Giacomo Leopardi attualizzandolo, presentandolo come eroe della propria esistenza e quindi in qualche modo rivoluzionario, lontano dagli stereotipi che lo vorrebbero semplicemente cupo e depresso, ma senza rinunciare alla profondità della sua eredità poetica. E così il raffinato Mario Martone, regista anche dell'ambizioso Noi Credevamo, partendo da una fortunata esperienza teatrale con le operette morali, ci racconta il Leopardi ragazzo, vittima di un'educazione restrittiva, maculato da una biblioteca che si fa tramite per la conoscenza del mondo, e poi il periodo fiorentino, diviso tra l'amore per la bella Fannita Argioni Tozzetti e l'amicizia con il nobile Antonio Ranieri, e infine il periodo napoletano, quello di riconciliazione con il mondo, non a caso ambientato in una delle città più stupefacenti e al tempo stesso decadenti, con il famoso epilogo della Ginestra, che assume in questo caso un sapore del tutto nuovo. Noi viviamo di sogni, di idee, l'amore è nella nostra testa, i rapporti sono nella nostra testa, la paura è nella nostra testa. Io odio, odio questa prudenza che rende impossibile ogni mia intenzione, padre! Giacomo era ribelle, era una figura fuori dal suo tempo. Martone dirige alla grande un film ambizioso che rischiava di essere per molti ma non per tutti. Per fortuna non è andata così. Oltre 1 milione di euro di incassi, una media per copia di 5.000 euro, vale a dire cinema tutti pieni. Insomma, vince la qualità che ha anche qualcosa da dire e la capacità di farci riscoprire un personaggio affascinante e anche molto attuale, a cui Elio Germano sa restituire purezza e verità. Sempre, infinito, infinito come appunto come il suo infinito.
E allora, care amiche e cari amici, se volete questa sera intorno alle 23 vi aspetto con Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV 2000. Incontreremo Loretta Goggi, che ci racconterà i segreti della sua carriera, i segreti del lavoro di attrice. Incontreremo anche Thomas Milian, sì, proprio lui, il mitico Ermon Nezza, che ci racconterà una vita fatta di risate ma anche di molte sofferenze. Il Post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.